pensiamo un attimo al passaggio dell'artificiale sullo scoglio, sull'incaglio. Vedi come la prima cosa che tocca è proprio la La curvatura parte del piombo. rotonda. Esattamente, è la parte rotonda, quindi come tocca il piombo, già tende subito a plasmarsi sull'incaglio. E questa già è una cosa importante, passo da qua perché sennò non vedo. E questa già è una cosa importante. Poi vediamo, allora, chiaramente la codina, qui è un pochino, ma c'è, Ma aspettate, non c'è. no, c'è. Allora, non lo so se abbiamo fatto un po' di fretta oggi, quindi ci sono un po' di bollicine. Allora, quello che volevo far vedere io è proprio questa situazione, non so se riuscite a Sì, vederla. infatti. Vedete il moschettone come muove, cioè come io mi appoggio un attimo, guarda come passa sia il moschettone che l'artificiale, guarda il piombo quanti scatti fa, con niente di movimento. Okay? Quelle sono le cose importanti, quelli sono i freni di cui io parlo sempre. Cioè queste piccole cose riescono a vitalizzare l'artificiale in un modo incredibile. Vedi, proprio questi piccoli passaggi, questo scorrere sia del piombo che dell'amo sul moschettone, quelle sono le cose che ci fanno fare la differenza. Vedi com'è? Sempre il piombo rimane sempre quasi sollevato, non si appoggia mai per terra.